Il tema delle migrazioni in un libro per bambini presentato qualche giorno fa ad Aosta in collaborazione con Libera. Lo ha scritto la palermitana Francesca Lamantia e ha un titolo singolare, La montagna capovolta. Vediamo insieme a quale tragedia è ispirato. Venivano chiamati Maccheron Purrì, cioè maccheroni marci. Si diceva che rubavano il lavoro, che rubavano le donne perché sapevano ballare. Scrivere questo riguardo noi cambia completamente la prospettiva, capovolge la seconda montagna della lettura, cioè noi diventiamo l'altro. La montagna capovolta nell'ultimo libro di Francesca Lamantia altro non è che la miniera di Marcinelle in Belgio, dove nella metà degli anni 50 136 migranti italiani trovarono la morte a causa di un incidente che provocò in totale 262 vittime. Una delle maggiori tragedie nella storia dell'emigrazione del bel paese, raccontata ai più piccoli, per far loro capire cosa significa dover lasciare per sempre la propria casa per rincorrere il sogno di una vita migliore. Ho imparato che l'immigrazione si fa quando tu in una città non hai più lavoro, non hai cibo, allora vai in un'altra città. Sarà una bellissima giornata. Alla Cittadella dei Giovani di Aosta, una rappresentazione teatrale per raccontare al pubblico la storia di fantasia, ma di ispirazione storica, nata dalla penna di Lamantia. Andiamo con la nonna su una montagna ad accendere una stella per ricordare il nonno che è morto nella catastrofe in Belgio, a Marcinelle. Il viaggio è quello di Caterina sulla montagna in Abruzzo, dove quando era piccola andava sempre con suo papà, Rocco, prima che emigrassero, e dove ora decide di accompagnare il suo nipotino, che porta lo stesso nome del bisnonno, per raccontargli la vita dei migranti italiani in quegli anni difficili. Questo libro, tramite l'amore di un papà verso la figlia, che racconta che questa miniera così profonda, così buia, non è altro che la montagna capovolta in cui andavano insieme, diventa l'ostacolo da poter superare, diventa la magia dell'amore paterno, ma spiega anche le situazioni in cui versavano gli italiani.